cresciuti sotto l'ombra delle tue ali. Abbiamo visto grande l'opera delle tue mani ed imparato ad amare la vita e i fratelli. Ci hai dato grazie ai carismi per regalarci un cammino di vita nuova. Cari giovani, pensate al futuro, non pensate al presente, pensate a farvi forti, perché la battaglia è dura, è il Signore che dovete avere sempre davanti ai vostri occhi ed è il traguardo, l'agone della vita che dovete avere sempre di mira. La vita è una lotta continua, una lotta all'interno di noi e attorno a noi. Ma felice chi, lottando, conseguisce il primo premio. Credetevi tutti come nella lotta per conseguire il primo premio, e il grande primo premio è Dio, e in Dio la pace, la serenità e la realizzazione del nostro essere. Episodi più sorprendenti avvenne a Siracusa alla presenza di ben 16.000 persone. Una donna salì all'improvviso sul palco con in braccio una bambina che non aveva mai camminato.
Padre Matteo dice: dammela. La pone sulle sue gambe, la guarda e dice: che cosa vuoi? Come faceva Gesù quando incontrava gli ammalati, cosa vuoi che ti faccia? E questa bimba, così molto serenamente, dice: voglio camminare. Questa bambina comincia a stare in piedi, è come un cavallo di legno che dondola, comincia a ondeggiare, dopodiché, esattamente come un robot che si muove, comincia a fare i primi passi e fa il giro della pista d'atletica, e al termine di questo giro aveva ormai il passo sciolto e camminava per sé. Stringici insieme, insieme, Signore, con corde che non possa rompersi. Stringici insieme, insieme, Signore, stringici nodi della gente che soffre, e mi sento mandato dal Signore per ascoltare la gente e portare l'aiuto. Thank you.
oggi la nostra famiglia ecclesiale piange un padre speciale, unico. Qui dinanzi a noi giace un santo, che la storia venererà come un santo. Oltre 1 milione di fedeli sono venuti a chiedere così una preghiera, a chiedere un consiglio, e a tutti ho cercato di dare una parola buona e per tutti ho rivolto un pensiero al Signore. E anche a tutti questi che sono passati per le mie mani io auguro ogni bene da parte di Dio, e a tutti gli altri che non ho potuto raggiungere o che ancora non ho raggiunto, a tutti ugualmente auguro ogni benedizione dall'Altissimo.